Ragazzuoli, sentite qui, 10.000 mi piace in questo video e faremo fare un tutti contro tutti ad Andre, Doni e Jaiba, quindi i tre pad player del team STR. Un tutti contro tutti al meglio delle 5, ovviamente io farò una telecronaca in diretta e vedremo un po' come se la giocherò. Sarà un tutti contro tutti, quindi si può sparare a chiunque, non è uno contro uno, sarà una figata. 10.000 mi piace in questo video e ve lo organizzerò. Ci vuole un po', quindi se lo volete ci impegniamo un attimo, cerchiamo di trovare del tempo per farlo e cercherò di commentarlo al meglio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete nuovi per rimanere aggiornati. Mi raccomando, ragazzuoli. Inoltre vi ricordo che è uscito il merch ufficiale del team STR, quindi le maglie, le felpe e tutto quanto. Il link ve lo lascio in descrizione, ve lo metto nel primo commento. E da oggi fino al 9 maggio tutte le persone che inseriranno STR come codice promozionale avranno uno sconto sull'ordine effettuato. Quindi da oggi fino al 9 maggio, poi il prezzo tornerà quello di sempre. Quindi buona fortuna ai più veloci. Dai, ragazzi. Prima di lasciarvi con il video, vi volevo ricordare che inserendo il codice creatore Piaz Provini nello shop potrete essere estratti per far parte del team STR. Ne abbiamo estratti 4, quindi ne mancano solamente 6 di posti, ragazzuoli. Buona fortuna a tutti, boys. Li sto estraendo tutti quanti su Instagram, così almeno vedete gli screen delle persone e sapete che è una cosa reale. Quindi buona fortuna, Piaz Provini nello shop. Inseritelo e taggatemi su Instagram. Il mio Instagram è questo qua. Buona fortuna, boys. Vi ho tagliato tutta la parte prima, ragazzi, anche perché, nel senso, la parte interessante ovviamente subentra nella Ho parte visto, hanno fatto qualche aggiornamento di mid strano. game ed end game. Allora, i ragazzi sono a 533 punti. Ricky ha fatto questa partita insieme a Jaiba, che per chi non lo sapesse è entrato in STR. E mi fa piazza, abbiamo fatto una buona partita a punti alti. Io ho appena visto che sono a 533 punti, non so neanche dirlo. Ho pensato, che cazzo è successo? Da quando? E quindi voglio un attimino capire perché mi hanno detto comunque che la partita è uscita abbastanza bene. Comunque 533 punti, non è malaccio. Quindi vediamo come se la giocano. Hanno un Rift, una R e un pump, 6 mini, insomma sono messi molto bene. Entrambi con la palla, camperoni. Camperoni, che tra l'altro da quando hanno ridotto la vita della palla, secondo me è abbastanza bilanciata. È ancora fortissima la palla, è ancora rotta. Purtroppo ci siamo dovuti piegare anche noi alla palla. Si è quasi obbligati a utilizzarla, purtroppo. Noi abbiamo sempre detto, speriamo di non doverla utilizzare nelle World Cup, nei tornei, però ragazzi, la usano tutti in endgame. E se tu non la usi, sei un po' più svantaggiato, ok? Non è detto che è impossibile, perché Belgifish e Savage sono qualificati, non hanno mai toccato la palla in meta loro. Però parliamo comunque di due player a livelli davvero davvero molto alti, sia a livello di skill meccanica che a livello proprio di skill meccaniche, punto, perché sono degli alieni. Al di là di positioning e tutto, la loro forza è proprio quella. Sono andati tra l'altro abbastanza, oggi non so parlare, sono andati tra l'altro abbastanza agro, perché vedo che sta andando abbastanza cattivo Ricky. PC nuovo per Ricky, 190 fps. Piaz paga, com'è bello. 170 frame, guarda che bellino che è Ricky. 44 persone rimaste, dovrebbe essere la terza zona. Voglio vedere quanti ne arrivano in Moon Circle, più che altro. Sicuramente ora, anche se non ne mancano tanti, cominceranno a smettere di morire la maggior parte. Perché molto spesso le lobby sono così, no? Si distruggono subito e poi dal quarto, quinto, sesto cerchio non muore più nessuno e quindi alla fine diventano partite abbastanza interessanti. Prova replay se Ricky non va, ancora Ricky. Prova replay di nuovo, entra nella box addirittura. Riesce a entrare, prova a rompere la scala. L'avversario prova a uscire. Ottima pompata di Ricky che ha il vantaggio di HP, vantaggio di vita per lui, comincia a salire sull'avversario perché sa che c'è anche il teammate. Ricky ha il vantaggio, aspetta che esce, 31 blu, vai, tale di nuovo, non gli toglie lo shield. Continua a salire, prova a prendere il position migliore sull'avversario e va ad aiutare Jaiba, il suo teammate ufficiale. Scende, provano in due replace che teoricamente dovrebbe essere più efficace, 69 blu e poi è proprio Ricky che grazie alla Storm riesce a killare. 3 kill per lui, cioè 3 kill per loro, perché 2 Ricky e 1 per Jaiba. Comincia a scendere Ricky, deve cominciare ad avvicinarsi verso la safe, altrimenti potrebbe essere un problema. Avendo i kit e tutto, 3 kit tra l'altro perché ne ha preso un altro. Io Quattro kit addirittura. Quattro kit addirittura, quindi situazione positiva per loro. anzi, dobbiamo andare instant. Devono entrare in zona perché la vita scende due alla volta, quindi prova con la palla, al Ma io pelo. sono sopra un troppo. Al pelo ma riesce, cioè al pelo no, in realtà 20 HP esce pulito. Poca vita entrambi, ma hanno i kit per riuscire a ristabilire la situazione in quanto vita. Si avvicina. Droppa la palla e let's go Ricky. Ok, situazione buona, 37, quarto cerchio mi sembra.
full mats. Si vanno a curare giustamente per andare ad affrontare la prossima rotation. 534 punti per loro. Rift che sicuramente li aiuterà un bel po' in questa partita. Falò, molte cure. Armi abbastanza interessanti, nulla di eclatante, però comunque vi ricordo che durante le partite competitive, lo metto fra virgolette perché non è che sono 70 in move circle, quindi ok, allora, è abbastanza palese e non è necessario avere per forza lo scardoro e il pompo nuovo. Certo, ti facilita un attimino il fight, però molto spesso stai in endgame con delle armi non proprio eccezionali e addirittura con pochi colpi. Infatti in questo momento Ricky ha 80 colpi medi e 65 colpi di pompa, sono praticamente lo stesso numero nonostante i colpi di pompa comunque si utilizzeranno molto 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 di meno rispetto che ai colpi d'air. È naturale che sia così, è naturale che sia così. 36 persone rimaste, si avvicina alla zona di safe, che tra l'altro è il nuovo block questo qui, no? Nuovo block che noi abbiamo provato a vedere un po', perché per chi non lo sapesse, Andre e Doni per un periodo hanno droppato The Block durante la World Cup. Ok, lo scorso The Block era molto molto interessante, soprattutto in solo. In solo era davvero 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 broken, perché ti permetteva di avere un sacco di loot, un sacco di materiali, e l'unico problema era il fatto che molto spesso vi era la distanza fra il punto di landing, ovvero The Block, e la prima zona. Quindi a volte ti obbligava a fare dei tragitti troppo lunghi, esponendoti moltissimo ai colpi avversari. L'unica cosa negativa principalmente era quella. Ma saltando questa cosa, se si riusciva a fixare nel migliore dei modi, The Block era davvero molto interessante come punto di landing. 35 persone. Palla praticamente senza vita. Lì che cerca di salvarla, ma ovviamente non può. Ha preso la zona. Jaiba dietro di lui. Si chiudono. Ok, vediamo la prossima zona se ce l'hanno a favore o no. Ovviamente no, perché figurati. Ovviamente no, la zona non ce l'hanno loro. Mi sembrava abbastanza palese, cioè nel senso non hanno mai preso una zona, anche alla World Cup Ricky non ha mai preso una zona in solo. Mai, 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 purtroppo. È arrivato in finale Ricky 207. No, 212esimo, 200 qualcosa di simile. In finale della World Cup in solo, comunque è un buon risultato. Ha vinto $300 e GG per Ricky, meritatissimi. Ora, teoricamente quando è uscito questo video c'è la World Cup, quindi venite su Twitch in questo momento, perché sicuramente staremo giocando la World Cup e ci saranno tutti gli STR che la giocheranno. Quindi se siete guardando questo video, a fine video venite pure in live su Twitch, che al 100% ci sarà la World Cup, perché l'hanno anticipata. Praticamente la World Cup adesso non è più dalle 6 alle 9, ma la giocano, mi sembra, dalle 4 alle 7, o dalle 3 alle 6, comunque di pomeriggio sostanzialmente. Quindi cercate di esserci, ma comunque venite su Twitch che ci trovate tranquillamente. Quando c'è la World Cup, i piazze e i STR sono in live sicuramente, quindi no worries per quello. Drop per loro che potrebbe sicuramente aiutarli. Riescono a prenderlo? Pulito. Jump, ok, perfetto. Jump, chug, basta. Non credo che lo utilizzeranno il chug, però non lo so, rischiosa la scelta di lasciare delle band per il chug. Comunque no bloom Ricky pieno. È vero che il chug tira full alla vita, però andare a tirarsi un chug di 15 secondi in quinta, sesta, settima zona è un po' complicato. Però comunque sono scelte che possono essere condivise. 100 fps per Ricky e ha un buon PC, perché fidatevi che gli ho fornito un buon PC. Però questo è Fortnite, purtroppo, che tu puoi avere anche il PC della NASA, ma se Fortnite ha deciso che tu devi laggare, che poi non è che 100 fps sia lag, però se hai un 144 Hz è un bel problema, perché nel senso la frequenza di aggiornamento non è proprio god. Comunque partita buona, perché ora sono 33, vedete, no? Erano 44 prima e sono morti 10 in due zone, quindi tanta roba. Sta partita sarà molto interessante. Hanno un po' di movement, quindi possono gestirsela bene. Hanno una jump e un rift, situazione abbastanza positiva. Ovviamente il 50 è totalmente distante. Qui si andrà a jumpare al 100%. E let's go. Sopra il tuo ping. Vediamo come si muovono.
Io non vedo d'accordo. Sicuramente dovrebbero jumpare. Ci sono due scuole di pensiero e ve le spiego. Chi? Una scuola di pensiero è quella di Scusa. jumpare mentre tutti ruotano, ok? Qua c'è Quindi nel momento in sì, cui c'è la qualcosa zona è di nuovo. attaccata a loro, Come Rotation Stealer. jumpare. Così che gli altri siano impegnati durante la rotation e che non ti possano targetare. Però in questo modo cos'è che succede? Succede che tu hai l'ultima zona che ti capita, tu non puoi decidere dove andare. Oppure fare come hanno fatto loro, che mi hanno spoilerato quello che stavo per dire. Jumpare prima che la zona parta, così che tu abbia il rischio di essere focussato, ma che tu d'altro canto abbia anche la zona che tu vuoi prendere, perché visto che sei il primo che parte di tutta la lobby per la rotation, a parte chi è già in zona, Devono giampare. hai la possibilità di scegliere tu dove atterrare durante la rotation. E loro hanno deciso di fare così, ognuno. Non, ripeto, Ma non c'è c'è qualche la tecnica giusta, non esiste la tecnica giusta. effetto blu? Dipende un po' da come sei abituato Sopra di noi, a sopra di noi, occhio. giocare. Vai in X8, Ricky. C'ha lo sniper, quindi niente scherzi per questi Sì, stanno attaccando qua qua. sotto. Questi qua bucano. Bello, Jaibone. 178. Preso un muro morto. Bravo, Jaiba. Bucari, mamma mia. GG. GG, bravissimi. Bravissimi, qua hanno fatto una grandissima giocata. 29 persone alla lobby e una lobby della Madonna, raga, è buona. Cioè, ci può fare di meglio, Però, ripeto, è arena, non è un torneo. Cioè, in arena è raro trovare partite che comunque cominciano a essere interessanti. È una partita della Madonna per essere un'arena. È una partita normalissima per essere un torneo. Anzi, è anche sotto in realtà per essere un torneo. Lanciarazzi. Lanciarazzi qua. Perfetto questo rift. Rift timerato perfetto. Bravo Ricky. Niente hit subite. Hanno riftato tutti. Top 12 presa. Hanno riftato tutti. Allora sarebbe da atterrare leggermente fuori. Perché lag è quello. Però usi tanti materiali. Prendere lag. Anche quello può essere un inizio di lag interessante. Ok, giustamente l'Aghi l'hanno preso. Gli altri hanno preso la montagna, hanno fatto quello che aveva pensato Jaime, però stanno usando molti materiali. Ricky, perfetto, doppio 31. No. Va bene, hanno lag abbastanza tranquillo comunque. Era un lag impegnativo perché dalla montagna si poteva prendere molto più lag, però avrebbero usato molti più materiali. Quindi ho preferito così. Hanno giocato bene. Ancora sopra, è arrivato un rift. Lanciarazzi perfetto, non hitta però, com'è? Lanciarazzi era molto buono. Gente che ha riftato sopra. Safe indietro è buono perché vuol dire che teoricamente possono ricollegarsi alle loro strutture. Vai, apri, perfetto. No, com'è che non è morto? Dai, 121-31. Devo pensare quelli sopra. Ha un sacco di razzi, quindi si può decisamente divertire. Tutte ste jump da dove escono? Dobbiamo scendere un po'. Ma tutte ste jump da dove? Lo so, dovevo scendere perché manca Contestano il lag. fight, contestano lag. Siamo in lag, però dobbiamo. Cioè questo qua deve Ma ha tanti scendere. materiali, Ricky, quindi la può gestire. No, Ricky. 63. Devi fare bravo Jaiba, devi fare a Jaiba lì, perché se gli lanci un razzo è capace che lo fai cadere, magari gli rovini il fight senza volerlo. Ok, la partita. Ne sono morti tanti durante la sesta rotation, perché sicuramente avevano pochi materiali o pochi movement, perché la partita era interessante. Ora effettivamente sono 5, quindi la maggior parte sono morti durante la rotation. E vabbè, ci sta comunque. Loro hanno ruotato bene, l'importante è saper ruotare. 2v2. Tanto ne ho ancora un po', non troppo. 270. Ah, ma sono pure Sì. contro. No! Vabbè, no, we. GG. GG. No, bravi, raga. Hanno giocato bene comunque. GG, Ariki e Jaiba. Nice duo. Tanta roba, raga. Bravi. Bello anche Let's questo. go.